E allora, buon pomeriggio. Che faccia hai oggi? La stessa di sempre. Sono un po' più stanca. Scusate il ritardo, ma non avevo alcuna voglia di mancare a questo appuntamento e quindi anche se in ritardo, perché adesso abbiamo finito di fare qualcosa di importante. Voglio darvi comunque i dati, quindi sarà una diretta molto breve, brevissima, però ci tenevo a farla ugualmente perché non volevo che magari si aprissero, che ne so, chissà quali, fatti di stati sulla mancata diretta del sindaco. Invece no, è semplicemente che ho avuto un bel po' di cose da fare, un bel po' di cose di cui discutere, sulle quali ragionare e niente. E quindi vi dico per anticipato
anche oggi vi posso dire che non abbiamo nuovi contagi nella nostra città e quindi anche oggi possiamo dire che i nostri concittadini non sono stati contagiati, che un'altra nostra concittadina, il mio numero di cellulare è 328-651-3646, vedo che me lo ha chiesto qualcuno, è sempre quello là, un'altra nostra concittadina è guarita, sono felice per lei e per la sua famiglia. Più di qualcuno mi dice che mi vede stanco, non è stanchezza fisica, è stanchezza mentale, e potrete immaginare qual è il motivo della mia stanchezza mentale. Però voglio dire, sono tranquillo, no, non è una parola probabilmente adeguata, però sono sereno, nemmeno boom, non lo so come sto bene, tutto sommato sto bene, sono un po' stanco, un po' stressato sicuramente, ma va bene così, ne usciremo sicuramente bene. Quindi ci tenevo ad aggiornarvi, non ci sono nuovi contagi, c'è un nuovo guarito. E vi prego sempre, e ripeto, invidio quelli che, adesso c'è un pensiero prevalente, che è bello, è bellissimo, guardate, veramente invidio quelli che hanno la capacità di pensare che questa cosa qua sia una cosa praticamente quasi inventata, che non è successo nulla, che ci sia il solito Bill Gates dietro, che ci deve guadagnare, che ci deve speculare, ma cioè, veramente se c'è qualcuno che pensa una roba del genere, onestamente, o mi devo far vedere io, o secondo me ci deve stare qualcun altro che si deve far vedere, ma mi pare che ne è più di qualcuno, non mi riferisco a nessuno in particolare, ma vedo che è un pensiero che serpeggia continuamente. Io vi continuo a pregare di, come dire, osservare le buone regole che vengono praticamente date, cioè quelle del distanziamento sociale, quelle di proteggersi, perché ripeto, vediamo questo benedetto fine mese cosa succede, perché per me è una data importante questa, è importante perché scopriremo se questa riapertura non ha significato nulla per il virus oppure se ha significato molto, e saremo tutti quanti più tranquilli, più sereni. Quelli che lo sono oggi, onestamente io li invidio, quelli che oggi hanno la certezza di aver capito che ormai il peggio è passato, che il virus si è indebolito, che io li invidio, ma non riesco a giungere alla stessa conclusione, anche perché, ahimè, non ci sono dati scientifici che comprovano una roba del genere e quindi non ci possono essere. Non dobbiamo essere spaventati, non dobbiamo allarmarci ed allarmare, ma bisogna comunque tenere alta la tensione, questo è l'atteggiamento giusto secondo me, mentre far credere alle persone che ormai il peggio è passato, che alle spalle, secondo me può provocare molti danni. E quindi voglio dire, io consiglio sempre di essere prudenti e sarò sempre come dire, con questo atteggiamento quando si tratta di come dire, di salute pubblica. Mi sentirò, questa faccia che vedete adesso, probabilmente sarò felice di non averla più a fine mese, se scopriamo per la gioia di tutti quanti, è arrivato fine mese, ne sono arrivate tante di fine mese, guardate che non capisco oggi perché dovremmo avere paura, come se non arrivasse più questa, ma già non basterà manco nemmeno il fine mese, il 27, il 28, fine mese intendo, questa non è una cosa di calendario, ma è una cosa cadenzata, perché dal giorno 4 che si è aperto, i 20, 25 giorni per capire che è successo ci devono stare per forza. Se dovesse verificarsi quello che tutti auspichiamo, che c'è stata una perdita di virulenza da parte del virus, una capacità di aggredire di meno, che insomma voglio dire va bene così, ne saremo tutti quanti felici, credetemi,
io forse prima di ognuno, perché non mi fa certamente piacere, come dire, essere tra virgolette il cattivo di turno, essere quello là che rompe le scatole, quello che tiene chiuso quello, che non vuole aprire quello, come se mi divertissi. Io non seguo l'onda. Io non vado dietro ai desiderata di io mi devo assumere la mia responsabilità, mi devo fare i miei ragionamenti, le mie convinzioni, chiaramente supportate da dati scientifici e da una logica, e secondo me c'è sia il dato scientifico che la logica, cioè quella che il governo si era data all'inizio, che era quello di fare uno step 4 di maggio e poi quello successivo a fine mese. Poi, per le legittime, come dire, pressioni da parte dell'associazione di categoria, quello step è saltato, se ne è infilato un altro in mezzo, dove praticamente si è aperto di tutto, dalle chiese a tutto il resto. Ebbene, speriamo che questa cosa qua sia una buona intuizione, però io non riesco ad essere, come dire, tranquillo, perché manca quel lasso temporale per la verifica dello step giusto che sarebbe stato quello. Quindi niente, questa faccia, ripeto, conto di sostituirla a fine mese, quando speriamo, per la gioia di tutti, ci diranno che il peggio è passato e alle spalle, che potremo fare tutto quello che desideriamo, pur dovendo osservare delle restrizioni, dovendo osservare il distanziamento sociale e la mascherina, tutto quello che è, però diciamo che nonostante queste aperture non si sarà verificato nulla di assolutamente, come dire, pericoloso, saremo tutti felici, io per primo. Quindi vi ho voluto aggiornare, vi auguro buon pranzo, no, perché è tardi, buona digestione per più di qualcuno di voi. E vi ho voluto aggiornare e dire che quindi non abbiamo nemmeno oggi nostri concittadini contagiati, e c'è un nuovo guarito. Un ragionamento importante, però oggi non voglio farlo perché è tardi e sono veramente esausto oggi. Però ci tengo a farlo, perché io le decisioni che prendo sono sempre delle decisioni che voglio condividere con voi e che sono, come dire, supportate da un ragionamento logico. Dietro c'è sempre un perché. E al contrario di quello che si vuol far credere, e voglio condividerlo con voi, queste ragioni e queste motivazioni. E quindi oggi vi saluto, ma sicuramente tra domani, dopodomani, al più tardi lunedì, voglio fare un ragionamento un po' più, come dire, organico, un po' più preciso, un po' più articolato, per farvi capire molte cose del mio pensiero, non per farvi capire chissà che, perché siete sciocchi assolutamente. Voi non avete idea del rispetto e della stima che ho io della vostra intelligenza, e se sono qui è perché vi ritengo persone intelligenti con le quali dialogare, e quindi è questa la motivazione. Quindi vi voglio condividere con voi il mio pensiero per farvi capire alcune cose che possono essere sbagliate, ma possono essere anche esatte. Ciao ciao a tutti, buon pranzo, no, dicevamo perché è tardi, buon pomeriggio a tutti quanti, e grazie ancora per aver seguito.